Ciao a tutti ragazzi, eccoci in una nuova gara del campionato EU Pro Championship. Siamo al round numero 18, siamo a Phillip Island, una qualifica sul tracciato bagnato, quindi attenzione, bisogna sfruttare bene l'ultimo giro perché ovviamente l'asfalto si asciugherà man mano che vanno avanti i minuti. Quindi l'ultimo giro bisogna sfruttarlo bene per tentare di fare il tempone per la pole position. Ora finiamo di mettere tutto, la benzina manca, andiamo a mettere i soliti 3,5 e si parte per il giro. Uscita dall'ultima curva, andiamo a vedere quanto facciamo. 25.946 che ci consegna una sesta posizione, non proprio una buona posizione, si poteva puntare più in alto, ma purtroppo l'ultimo giro non sono riuscito a sfruttarlo perché sono caduto. Quindi ora andiamo in gara dove attenzione che la gara è bagnata, totalmente bagnata, neanche tracciato bagnato, è proprio piovoso. Quindi andiamo a mettere due soft nuove e mettiamo di giri, faccio sempre la mia strategia per quando è bagnato, di mettere metà serbatoio, un po' di più di metà serbatoio per fare il primo giro a power 2 e tutto il resto dei giri a power 0. Quindi andiamo a metterne 8,5. Ecco qua, 8,5. Lo selezioniamo e direi che possiamo andare alla partenza. E siamo alla partenza, attenzione che dobbiamo sfruttare bene questo primo giro perché è il nostro unico power a 2, poi dovremmo mettere il power a 0. Partiamo bene, buono scatto. Se già nell'ex Torres ci tocca, ci butta troppo all'interno, dobbiamo rimetterci nella giusta traiettoria e siamo in quinta posizione. Davanti cosa succede? Alexandra Ferro cade, si porta a largo anche Ciric, quindi siamo in seconda posizione. Davanti all'ex Torres, attenzione che Vimpignotti all'interno ci passa e siamo terzi. Dietro che abbiamo Secret Roots, dobbiamo subito riprovare ad attaccare Kevin Pignotti, ci proviamo qua all'interno, non c'è spazio, qua ci ritroviamo all'esterno in questa staccata, ci tocchiamo, Pignotti finisce anche nell'erba, noi dobbiamo rialzare per un attimo, se no finivamo giù, però nessuno di noi è morto per fortuna. Già qua all'interno, piccola carenata a Kevin Pignotti e passiamo, siamo in seconda posizione a seguire Alex Torres. Bisogna provare a riprenderlo, qua facciamo una linea strettissima, bellissima rispetto a quella di Alex Torres e recuperiamo. Ah, qua tocchiamo l'erba, rischiamo tantissimo di andare a finire per terra, ma per fortuna siamo ancora in piedi, siamo in seconda posizione. Penultima curva, inizia adesso. Alex Torres spigola troppo, finisce sull'erba e noi ne approfittiamo, lo andiamo a passare. E quindi ci andiamo a prendere la prima posizione, concludiamo il primo giro in prima posizione. Ma attenzione che appena concludiamo questo giro dovremmo mettere il power a zero, quindi potrebbe provarsi qua Alex Torres. Infatti si sente il motore KTM, sempre più minaccioso alla nostra destra, nel nostro interno, eccolo qua che sbuca fuori nell'immagine, ma noi ci difendiamo bene con questa traiettoria esterna. E ora bisogna provare a mettere un po' di decimi tra noi e Alex Torres.
sfruttare questo vantaggio che abbiamo della moto più leggera, avendo meno benzina. Qua addirittura spacchiamo un po' troppo piano, infatti Lex Torres rischia di tamponarci. Lo facciamo una bella linea stretta e vediamo al prossimo intertempo quanto avremo di vantaggio. Qua bella la linea per sfruttare una buona uscita. 4 decimi abbiamo, quasi mezzo secondo. Lo facciamo bene la linea e la stretta anche in questa curva, buona linea. Ci parte il posteriore, ma è normale, siamo sul bagnato. Vediamo questo intertempo se ci segnerà il distacco. 7 decimi, abbiamo 7 decimi, quindi non male, stiamo mettendo gap. Andremo a chiudere questo secondo giro in prima posizione con 7-8 decimi di vantaggio, perché può essere che anche in quest'ultimo settore guadagniamo un po'. Vediamo al traguardo se ci segna il tempo. No, però ci segna il nostro giro veloce. Quinto giro, siamo alla fine del quinto giro, inizia il sesto giro. Qua è per farvi vedere come abbiamo ancora Lex Torres di vicini, mentre di Secret Luce e degli altri mi pare una caduta, li ha tagliati fuori. Quindi siamo contro Alex Torres, qua finiamo largo, attenzione a non prendere l'erba. Gara che ormai è da molti giri, se siamo con Alex Torres dietro a 1 secondo e 3, 1 secondo e 1, sempre con quel secondino, facevamo tanto elastico, come dimostra questo sesto giro. E ce lo teniamo lì a 1 secondo e 3, vediamo il prossimo intertempo. Eccolo qua l'intertempo, 1 secondo e 2, siamo lì, sempre questo elastico. Dobbiamo mantenere però questo secondo di vantaggio, non dobbiamo farci riprendere da Alex Torres. Molto bravo lui sul bagnato. Vediamo in questo intertempo, 1 secondo e mezzo, buono, rimettiamo 3 decimi. Sempre questo distacco che fa all'elastico, si abbassa, si rialza, però sempre su quel secondo e tre. Andiamo a chiudere questo sesto giro con Alex Torres sempre lì dietro. Decimo giro, siamo alla seconda curva, sempre con Alex Torres lì vicino, forse ci ha recuperato anche qualcosa, vediamo in questo intertempo cosa ci dirà. 1 secondo e 4, no, sempre con quel secondo e 3, secondo e 4 di differenza. Però attenzione in questa curva, staccatona, noi stacchiamo bene, abbastanza precisi, mentre dietro Alex Torres cade. E allora questo significa che possiamo solo buttarla via noi la gara, ce l'abbiamo in mano, perché con Alex Torres che va a finire per terra abbiamo credo più di 5 secondi. Vediamo in questo intertempo, ah, non ce lo segna neanche. 12° giro, ho detto prima, solo noi possiamo buttare via la gara, e qua abbiamo rischiato di buttarla via prendendoci anche 2 decimi di penalità. Però questo errore mi è servito per capire che gli ultimi 2 giri dovevo farli lentissimi ma rimanere in piedi. Ed eccoci infatti all'ultimo giro, che ve lo lascio, dove faccio linee indecenti, lontane dai cordoli, per star tranquilli anche qua, guardate come vado largo. In più anche in qualche curva con una marcia in più per non far pattinare troppo il posteriore e rischiare la caduta inutilmente. Infatti come vedete me la prendo proprio comoda, stando lontano dai cordoli, anche in questa curva tranquillo, quando si può fare anche al massimo. Qua stacco molto presto, mamma mia, rischio pure. Staccando presto finisco comunque lungo. Si stanno recuperando tutto dietro. Credo che in quest'ultimo giro ci recuperano 2 secondi, penso anche 3, perché stiamo andando pianissimo. Ma veramente, veramente piano. Attenzione a questa curva a destra, che prima abbiamo rischiato, guarda come la facciamo, belli lontani dal cordolo. Anche qua teniamo la quarta per non far pattinare il posteriore, la mettiamo proprio all'ultimo la terza. Staccata qua in discesa, belli tranquilli.
c'è bisogno di rischiare anche qua, per quanto non sono d'accordo anche se lo sfioriamo, ma in percorrenza è tranquillo. Ultima curva e direi finalmente andiamo a vincere una gara nel campionato EU Pro Championship. Andiamo a vincere la gara di Phillip Island, una delle mie piste preferite, se non la mia preferita, e ce la portiamo a casa. Bellissima gara, dominata dal primo giro fino all'ultimo in prima posizione. Ecco appunto le classifiche dove ci vedono vittoriosi. Il miglior giro lo stampa Cilic, fatto in 29-1, il nostro in 29-4, comunque un gran passo sempre su quei tempi, 29-4, 29-5, anche Alex Torres che arriva secondo, lui è caduto e ci ha dato la vittoria a noi.